Chieti si candida come capitale italiana dei giovani, una candidatura che in realtà vuole provocare e spronare istituzioni, associazioni giovanili e cittadini a trasformare e migliorare una città a vocazione universitaria con strutture e spazi che potrebbero garantire una vivibilità migliore. Permettere nell'anno in corso di arrivare alla candidatura di Chieti Capitale dei Giovani, ma non per il 2017 perché non faremo mai in tempo, ma nel 2018. Quindi l'appello che lanciamo al sindaco, ai consiglieri comunali under 35, miei colleghi, ma a tutte le associazioni giovanili e a tutte le ragazze e i ragazzi che amano questa città e di muoversi insieme immediatamente per far sì che in un arco temporale non troppo lungo, quindi un anno, diamoci questo obiettivo limite, febbraio 2017, avremo la forza e la possibilità di presentare un progetto al Forum Nazionale dei Giovani, a chi organizza questa competizione, affinché Chieti possa competere con altre città italiane su alcuni temi su cui oggi è molto indietro. Per raggiungere tale traguardo i punti toccati dalla proposta sono quattro: da un lato il trasporto e dall'altro l'ottimizzazione di strutture e spazi già esistenti. I punti principali sono sicuramente la mobilità, quindi maggiori collegamenti anche negli orari notturni per permettere agli studenti di vivere l'intero territorio cittadino, e nella mobilità rientra anche un grande obiettivo, quello della realizzazione di una pista ciclabile, quindi questo è sicuramente un secondo obiettivo. Il terzo obiettivo è la fruibilità degli spazi. Nel quartiere Villaggio Mediterraneo, nato per lo sport ma soprattutto per la vita universitaria e per gli studenti, oggi non ci sono le possibilità di vivere, dalle attività sportive fino a momenti di quotidianità, una vita realmente universitaria, una vita a misura di giovane. Ultimo obiettivo, organizzare iniziative ed eventi in maniera ordinata e calendarizzata e sfruttare alcuni luoghi bellissimi come l'anfiteatro alla Civitella, che deve tornare ad essere un luogo aperto l'estate, un punto di riferimento.